Oggi si va a Laguna Seca, siamo qui con MotoGP 22 con la 9 Season 2009. Laguna Seca è un circuito che ho giocato una volta e mi sono trovato malissimo, per quanto bello come pista, per quanto bella, ma è stata devastante quella volta, quindi non so come andrà. Rossi è vicino. L'unica fortuna è che abbiamo la difficoltà bassa. Allora, siamo con Pedrosa. Riesci a restarci? Dobbiamo restare davanti a Rossi, ok? Almeno mezzo secondo e resistere agli attacchi. Io non so fare qua, raga. Fortuna che c'è la difficoltà bassa, va. In questa curva mi manda a manicomio. E infatti si vede. Ma vabbè, con molta calma. Tanto abbiamo una difficoltà bassa, quindi non è un grosso problema, possiamo anche tranquillamente prenderla con filosofia e con calma, non c'è grande fretta, anche perché l'obiettivo non è così complesso. Ecco, l'unica cosa, abbassiamo la potenza a 2, giusto per essere sicuri che non capiti niente di male, o che rimaniamo a piedi, si sa mai, ve lo dico. È già capitato. Comunque Rossi ci sta recuperando, eh. Ok, no, niente. Stavo scherzando. Cioè, come l'ho detto, è piovuta la macumba su Vale e si è rimesso 2 secondi. Diciamo che su questo circuito a difficoltà così bassa è una mano dal cielo. In altri dico, vabbè, troppo semplice. Qua va bene così, eh. Va benissimo così, me lo prendo tutta questa difficoltà. Me la prendo tutta questa difficoltà. È una pista che io reputo veramente bellissima. E penso che da un po' che non ci corrano più. Ed è un vero peccato, perché era veramente bella questa pista qui. C'è creato dei scenari interessantissimi. Quella volta che Rossi superò Stoner in quel punto in cui eravamo poco prima, è negli annali, veramente. Cioè, fu un qualcosa di assurdo. E è un peccato che questa pista non ci sia più in calendario. È veramente un peccato, perché secondo me aveva un bel fascino. È veramente un grosso peccato. Comunque, adesso provo a farla. E vedi, sta curva qui è maledetta, è maledetta, è maledetta, è maledetta. Non so come cavolo ho fatto a tenerla, ma ok. Perché poi se provo ad andare velocissimo, no? Rispetto al mio standard qui, faccio delle brutte fini. Lo so bene. Penso che sia la pista in cui sono più scarso di tutte. Cioè, veramente, perché è una pista molto tecnica, in cui oltre a controllare la moto, stavo dicendo, niente, oltre a controllare la moto c'è anche da controllare il sali e scendi, e non è per niente semplice. Ce ne siamo accorti qua che insomma stavo veramente per crepare male, però vabbè, l'importante è che ce la stiamo facendo. Questa potrei farla anche più veloce, onestamente. Questa, come vi dicevo, è la mia criptonite praticamente. Dispiace, ma è la verità, raga, non posso farci niente. Bravo Pedrosa, con molta calma. 2-9 2-9, si regge. Devo dire che dopo qualche giro fatto su questa pista sto migliorando. Perché io parlo? Cioè, ma me lo spiegate? Perché io non sto zitto, che faccio più bella figura? Dicevo niente, perché mi sono subito smentito da solo senza neanche parlare a momenti. Vabbè. Vai, ultimo giro. Ultimo giro. Si può fare.
Si può fare. Ok. Buona questa. Buona questa. Tra l'altro a breve esce il nuovo MotoGP. Ditemi se vorreste vedere qualcosa in particolare, una serie tipo quella che ho fatto su questo 22 o un qualcos'altro di più particolare, fatemi sapere, perché penso che lo comprerò. Non so se al day one, ma sicuro lo compro anche solo per farci qualche video, una serie così, perché mi piacerebbe farla. E penso che lo comprerò forse all'uscita, tanto manca poco. E entro quella data vorrei finire anche la in season, in modo che posso switchare tranquillamente, senza star lì troppo a preoccuparmi di aver due giochi installati. Ma perché sta curva non riesco a farla? Qual è il mio problema? A parte essere diversamente abile. Mannaggia tutto. Vabbè, dai. Almeno questo episodio è finito, poi c'è l'altro. Cioè, ce ne sono due qui, eh. Quindi, insomma. Dai, che è fatta. Ultima curva. Ok. È fatta. Questa è fatta. Ora ci resta l'altro episodio di Laguna Seca. E vediamo un attimo com'è. Diamoci un occhio. Svegliati e combatti. Chiudi in terza posizione. Un piede fratturato. Ammazza, oh. Una brutta partenza. Cioè, le ha tutte sto povero uomo, Lorenzo. Vista più stretta e tortuosa di ma le ha tutte, cioè. Torturato. Un secondo. C'è solo il dolore con te. Beh, benissimo. Per fortuna ti piacciono le sfide. Questa è la più tosta del campionato. C'è solo il dolore con te. Che bel messaggio, eh. Proprio tranquillo. Ma porca. Ma perdonatemi. Ho preso un colpo, ve lo giuro. A parte che abbassiamo la potenza. Mannaggia. Ok, dobbiamo arrivare. Stone era già sorpassato in un modo un po' illecito. Ok. E chiudi in terza posizione. Si può fare tranquillamente, Cioè, vabbè che in questa pista faccio più fatica che... Ma guarda che roba! Mi parte la moto, aiuto! No, vabbè, è troppo complesso. Ma con calma. Avanza. Ma porca! Ho visto un pertugio. Tiè. Tra l'altro ho fatto questo sorpasso al povero Aiden che... Quanto manca Aiden, ragazzi, quanto manca. Purtroppo l'ho vissuto poco, però mi era veramente simpatico, un gran bel pilota. Purtroppo a volte la vita è crudele. È molto crudele, come questa curva, è molto crudele. Molto. Mamma mia, quanto sono scarso in questa pista. Porca miseria, oh. Cioè, mi vergogno a fare questo gameplay. Sono onesto, mi sto vergognando proprio, E non lo dico tanto per far spettacolo, ma mi sto veramente vergognando. Poi ci gira sulla torta, c'è questo cane che sta a baià. Ma vaffa in bagno, va. Te e il cane. Insieme. Ho già caldo, perché sta arrivando l'estate... E giocare a sto caldo, io purtroppo ho una mansarda e è dura. È molto dura. Vabbè, sai che c'è, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Oh, ma sto cane smette di abbaiare? Cioè, veramente, eh? Poi bello che lui, questo cane, no, è tipo in una casa. E sapete perché abbaia? Perché passano i miei gatti da quelle parti. Cioè, è stupido perché non può venire di qua. Quindi cosa abbai? Cioè, te ne frega, fatti gli affari tuoi. No, niente, proprio insiste.
Pedrosa, sto arrivando. Pedrosa, sto arrivando. Pedrosa, aspettami. Aspettami, Pedrosa. Andiamo insieme. Mazza, che fatica che sto a fa. Però sto migliorando. Penso un passo. Anche se comunque a difficoltà bassa. Vale quanto vale, però. Bello bello. Anche la potenza l'ho messa a posto. Ma perché? Vabbè, senti, bello che sto a guadagnare e non mi dà la penalità. Vabbè, che gioco strano. Dovrei allenarmi su Laguna Seca. Mi sa di sì, Dovrei proprio allenarmi su Laguna Seca. Proprio tanto allenarmi. Mica poco. Ah, che roba, si scompone un botto la moto qua. È una curva veramente cattivissima quella, perché è ad alta velocità, ma un po' devi frenare, sennò arrivi lungo. E siamo già a buon punto, manca solamente un giro e tre quarti, un giro e mezzo. Ok, molto bene. Ma perché? Ma perché frena? Ma vaffa. Ah, Lorenzo, Lorenzo, carissimo, carissimo Lorenzo. Allora, parliamone. Devi frenare. I freni sono fatti apposta per frenare. Vedi che se vuoi... Oh. Dai, dai, dai. Qui ho rischiato tipo la morte, però vabbè. Oh, dai che riesco a farla bene. Oddio, è la prima volta che la faccio. Cioè, non bene, ma proprio la faccio la curva. È la prima volta. Di solito taglio sempre. Che bello, le soddisfazioni di una vita. Dai. Dai. Ok, dai, 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 dai. Dai che ci siamo. Ultimo giro. Ma che cavolo di roba ho fatto? Non lo so neanche io, fantastico. Come l'ho tenuta non lo so, Lì 9 volte su 10 si cade in quel modo. Sto diventando un'acrobata. Molto bene, molto bene. No, 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 troppo, troppo forte l'ho presa qua. Troppo forte. Me ne sono accorto subito. Dai. Ultimo giro. Ultimo giro di passione. Con Lorenzo. Ma frena, frena, frena. Frena, Lori, frena! Ma che ca... Vabbè, senti. Va benissimo, Lorenzo. Va strabene così. È come la volevo io. Mento sapendo di mentire. Oh, dai. Finalmente finisce questa tortura. Ok. È veramente stata una tortura incredibile questa, Ma veramente una di quelle torture pesanti. 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 Ok, ok. Fatto anche il secondo. Basta, giusto? O c'è qualcos'altro? Dani Pedrosa, finalmente in cima al podio. Primo? Last year here when I couldn't race. It's been everything bad and no results. So I'm happy to be back and win a race.
but especially happy for my team. All this time I was injured, I couldn't ride well. They still keep on pushing, keep on working very hard. It's been tough, but finally great race, great day and great feeling. Le condizioni di Stoner stupiscono. Solo un anno fa partiva dalla pole e inscenava quella battaglia epica con Rossi. The bike's working so well. Ah, era l'anno prima, ok. Not even halfway through, you know, my arms got to a certain point where I couldn't do anything more and I just had to let everybody through and give up basically because there was no way I could outbreak anybody or keep up with anybody the way I was doing it. I take the corners however I can at the moment. As soon as I start getting fatigued, it's just however you can get through them, you got to get through them. My braking points are getting way too early, so I'm losing a lot of time there. And my entry points, I'm not able to enter the corners quite as late to get a good exit. We're going on Monday to find out what's wrong with me. Sachsenring. Sachsenring, Germania, dove Dani Pedrosa iniziò la sua odissea di infortuni un anno fa. La pressione sale, Rossi minaccia di prendere il largo in classifica e Lorenzo non festeggia una vittoria da 4 gare. Gira voce che a fine stagione possa lasciare Yamaha. Ma questa è una pista che a Lorenzo piace, al contrario di Rossi. This is not Barcelona, this track is so difficult to overtake and have one maximum 2 points. Rossi non ama questo circuito, ma la sua abilità in staccata lo avvantaggia. Maybe I lose in some flowing part of the track, but I was very strong in the braking. Colpo per colpo, episodio 1. Dove sorpassare? 2 punti tra cui scegliere. La staccata in curva 1 o la staccata in curva 12. Stoner non rappresenta una minaccia, ma Lorenzo è in cerca di rivalsa. Aspetta, aspetta. Tu preparati a combattere. Ma poi... Scusate. Stavo sbagliando tutto, stavo sbagliando. Ok, allora sorpassa sto dentro un giro. Si può fare, si può fare. Sono già arrivato Stoner, sono già arrivato. Ecco qua, ok. Questa è la pista che conosco abbastanza bene, ragazzi, eh. E mi piace anche abbastanza come pista, sto Sachsenring. Lo trovo veramente gradevole da guidare. Ok, siamo già primi. Comunque vi racconto un piccolo retroscena fantastico dello scorso episodio, che è uscito un po' tardi rispetto a quanto doveva uscire. Praticamente non è uscito una settimana fa, ma è uscito tipo 3-4 giorni fa, non mi ricordo. Una roba del genere. Non perché non volessi, ma ho avuto un piccolo problema. Dorna mi ha bloccato il video, ok? Peccato che Dorna non sa che questo è un videogioco? Cioè, vabbè, me l'ha bloccato, ok, va bene. Poi me l'ha subito sbloccato, dopo tipo 2 giorni, così, però... Cioè, ragazzi, ma porca miseria, oh. Cioè, sto giocando a un videogioco, mi blocchi i filmati, ma scusate, più che altro mi ha bloccato il sorpasso di Valentino Rossi su Lorenzo a Catalunya. So che era talmente bello che non potevo rimuoverlo, dai, cioè, quindi ho aspettato e mi hanno accolto il ricorso, quindi mi è andata anche abbastanza bene in realtà. Però non me l'aspettavo che Dorna mi potesse bloccare il video, perché comunque il gioco è della Milestone, è in partnership, quindi... Mi aspettavo che non mi bloccassero mai la 9 season, capito? Chissà se accadrà anche per questo video. Sarebbe buffo, eh. Molto buffo, se... Anche un po' triste, perché... Vorrebbe di ritardare all'uscita e un po' mi dispiace. Però, ragazzi, veramente, cioè, non me l'aspettavo questo blocco, ecco. Sono rimasto malissimo quando l'ho visto. Ma malissimo. No, faranno troppo tardi qua, eh. Mi sa di sì. Mi sa di sì.
Perché sono abituato a staccare con le moto 2 qui e poi staccare molto tardi. Mentre qua con la 500 ovviamente forse è diverso leggermente, perché sei più potente quando arrivi come velocità di punta. Comunque è un bellissimo tracciato questo, veramente tecnico, veloce, mi piace da impazzire. Da guidare è veramente stupendo. Cioè, non sento la pesantezza. Mentre a Laguna Seca, ragazzi, ho fatto una fatica che non avete idea. Mamma mia. Sentivo veramente pesante quando guidavo. Ok. Molto bene. Ah. No, mi sono steso malissimo. Ma perché mi stendo in questo modo? Ignobile. Porca miseria. Freno un po' prima, freno qua. Freno qua. È troppo però così. Ah, così è un po' troppo però, eh. Cioè. Vabbè, frenare però. L'ho fatto un po' eccessiva come frenata. Comunque, ultimo giro di passione con nostro Rossi. No, avvertimento. L'ho presa male quella curva lì, eh. Mi sta cadendo un po' la concentrazione, anche perché ho un caldo che sto morendo. Causa anche le cuffie, che insomma fanno caldo pure le cuffie, però. Mamma mia. Mi dovrò andare a tagliare i capelli, se no suderò come un imbecille quest'estate. Già che sono particolarmente, come dire, sensibile al caldo, cioè io faccio veramente fatica a sopportare il caldo umido che c'è qua da me. Faccio una fatica che non avete idea, quindi mi sarà bene, come dire, attrezzarsi per sopportare quest'estate. Molto bene questa curva, eh. Bellissima questa. Ok, è andata. È andata molto bene, devo dire. Episodio 1 fatto. E ci sarà un secondo, penso di sì, in teoria. O sbaglio? Ci sarà un secondo episodio? Boh, forse no. A pochi giri dalla fine, Stoner sparisce e Lorenzo va all'attacco. I did some mistakes. The first one was not to attack before. Maybe if my attack was come earlier, I could open a little gap. I thought also another mistake. I thought there were more laps to go to the end. So this was my second mistake. Anyway, Valentino has been very brave. And I have to congratulate his victory. Di pochissimo la vittoria, comunque, di proprio di un pelo. Incredibile. How was your shoulder? Not still 100%. Maybe after Donington I will start to train again. And I will be more prepared, I think. Lo vedo un po' combattuto, un po' sconfitto. Anche gli altri piloti pensano al futuro. Se vuoi un contratto, devi farti notare. E nelle ultime file della griglia, Tony Elias non vuole passare inosservato. Così come Marco Melandri. La Kawasaki lascerà la MotoGP. Gli serve una nuova squadra. Allora, episodio 2. Sei l'ultimo in griglia. Il futuro appare grigio. Episodio 2.
Può essere il tuo ultimo anno in MotoGP. Io pensavo fosse... Ma ti piace lottare, no? Ultimo in griglia. Che c'è di meglio? Ma... Più avversari da superare. Cosa ne dici? Parliamone. A sesto. Quindi in ottava posizione raggiunge decimo entro un giro di sfida. Ok, ok. Quindi sei giri di fuoco. Oh, ma che è successo là? Ma che è successo, raga? Ma sul serio? Cioè, si sono veramente schiantati in due, da tre anche forse, boh. Rispetto all'intelligenza artificiale vado molto più veloce e mi stendo anche molto più veloce. Oltre a essere veloce. Il vecchio Tony Elias ci dà dentro qua, Ci dà dentro Tony Elias. Dai, dai, dai. Beh, gli obiettivi li abbiamo già tutti fatti, quindi va bene così. Bella questa curva che ho fatto. Mi è piaciuta. Mi è assai piaciuta. E via uno. E via uno. Frena, frena, è qua. Sappiamo che è un po' infame, eh. Niente, sono cascato per forza. Alla fine la prendo troppo stretta sta curva. Errore mio, eh. Tutto errore mio alla fine, perché il pilota sono io. Quindi, e si sbaglia, causa mia. Ah, ho sbagliato la curva, totalmente proprio. Totalmente. Vai, vai. Tra l'altro questa moto mi fa venire in mente un sacco Simoncelli, altro pilota che purtroppo non c'è più e manca tanto, un po' come Hayden, no? Gran bei piloti e così via, però almeno dici, sai, Hayden la carriera se l'era fatta, nel senso, aveva finito di correre bene o male, comunque è morto giovane, quindi comunque è sempre brutto. Simoncelli era ancora più giovane. Era ancora più giovane. Era nel pieno delle sue capacità proprio. Cioè, era nel fior dei suoi anni. Una tragedia clamorosa. Ricordo che all'epoca non seguivo particolarmente la MotoGP. O almeno, non più. Però quella cosa la vidi praticamente in diretta. E ci rimasi malissimo. Veramente malissimo. Direi che stiamo andando bene, no? Dai, dai. Sto provando a migliorare il mio giro. Niente, qua mi stendo perché arrivo troppo lungo, cioè freno troppo tardi più che altro, e allora mi stendo, niente, non ce la posso fare. Ma perché?
No, 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 no. No, no, no. Quasi un secondo più lento, tutta colpa di quella curva che mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Ho visto che c'è la parte, questa è la parte 1, ok? E ci dovrebbe essere anche una parte 2, che penso che sarà dedicata a Melandri, no? Di base, da quello che penso. Staremo a vedere. Sto migliorando il giro, ma non devo sbagliare. E infatti, dicevamo, non devo sbagliare. Eh beh, ho manco il tempo di parlare. Nada, non riesco proprio, non riesco proprio, mannaggia me, mannaggia me, penultimo giro, penultimo giro, proverò a migliorare qua, ok, cosa non semplice, no ma va là. Bella questa però che ho fatto così, eh. No, ho sbagliato tutto nel finale. Incredibile. Ma no, ma no, ma no, ma no, ma no. Perfetta però questa. Dai, 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 dai. Che c'è possibilità. C'è possibilità. Come l'ho presa? L'ho salvata veramente, di brutto. Altro giro per provare a fare un giro veloce? Cazzarola vado. Niente. Siamo per poco, sempre per poco che mi frega. Dai, 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 dai. Dai, si migliora. Dai, che si migliora. Ok, mamma mia. Uff, sto sudando. Allora, prima parte andata. Mo ci sarà la seconda parte, credo, quantomeno. Poi magari mi sbaglio, eh. Duella con Melandri e chiudi in sesta posizione. Quindi sono Elias o Melandri? Penso che sono Elias, no? Eh sì, mi sa di sì. Altri due giri di fuoco, di passione.
Come l'ho passato qua, eh? Come l'ho passato? Ok, dai, dai, che ci siamo. Già 2 secondi e mezzo gli ho dato, a voglia. Aiuto. Come l'ho presa sta curva? Sono un po' cotto. Inizio a essere un po' cotto, fisicamente intendo. Un po' provato dalla situazione. Bene, bene, bene. Certo che io capisco che ci si deve preparare per fare l'evento, tutto quanto, ma 1.40 non è possibile, cioè, ma che è? Facevo 1.22, è impossibile 1.40, cioè, veramente. Cosa mi rappresenta? Dai, dai, che ci siamo. Molta calma. Si esce bene qua, Pure qua non si è usciti malissimo. Calma, calma. Beh, 1.22.800, dai, buono, buono, buono. Ok, pure la seconda parte l'abbiamo fatta. Ci siamo, dai. Se andiamo avanti 2 episodi alla volta, dovremmo far presto a finire, in teoria. Anche perché l'ultimo dovrebbe essere solamente un video finale dove... Ah no, episodio 3! Ma cosa? 3 volte vincitore del Gran Premio. Ma quanto dura il Sachsenring, ragazzi, aiuto! È passato di tempo dall'ultima. Era il 2002, con la Aprilia 250. Ma è una buona pista per evocare il vecchio spirito del Sachsenring. Da 13° a 7° in 7 giri. Ma come 7 giri ancora? Aiuto! Sto sudando, qualcuno mi aiuti! Vabbè, mi sono fatto una gara. Mi sono fatto una gara intera sul Sachsenring praticamente. E non sto scherzando. Oh, ma non ce la faccio con Melandria guida. Ma sono anche sfatto, Devo essere onesto, sono veramente sfatto, ragazzi. Vabbè, senti. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Sono primo con Melandri. Niente, non va la moto. Mi si è rotta la moto, raga. Mi si è rotta la moto. Non mi frena, boh. Un po' tagliato, Modestamente. Allora. No, non riesco a guidare sta moto. Ma che cavolo mi è successo alla moto? Ma scusate,
Non frena, non fa niente. Boh, sembra di... Vediamo se riesco a capirla questa moto, sarebbe bello. Ok. E il primo è andato. Va bene. Oh, bellissimo. Bellissimissimo. Dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Ok. Very good. Ma non va la Kawasaki comunque, eh? È rotta? Moto basso budget. Tipo un cinquantino contro una MotoGP. Cioè, già che non va, poi non frena neanche. È un controsenso. No, se non va di solito in frenata va bene, perché non c'è tanto da frenare. Invece qua proprio non frena neanche, vabbè. Ok. Ma comunque calcolando ci siamo fatti 8 giri più 7, 15 più 2, 17 più 5, 20, 22 giri, cioè non è che è una gara completa praticamente. È incredibile questa cosa. Bravo Melandri. Con questa volta non riuscirò mai a fare il 22 che ha fatto prima con Elias. Vediamo se si riesce a migliorare. No, ora frena bene. Poi il problema ero io che andavo un po' sull'erba, allora frenava male, può essere. Oh, oh, 1.23 e 2. Ecco, inizia a farsi interessante il nostro tempo. Finalmente. Quantomeno apprezzabile. Mamma mia, come guido male però su questa pista adesso. Da stanco guido malissimo, veramente, me ne accorgo proprio io. Me ne accorgo. Ma vaffanà! Sto sfatto, raga. Mi sta mettendo a prova sta cosa. Ok. Sto migliorando sensibilmente, eh. Almeno vado sul 22, che c'è qualcosa. Ma perché? Io vado sul cordolo, ma devo smettere di andare sul cordolo.
Devo smetterla. 1.23.085. Che infamata. Sempre per poco. Non riesco ad andare su 22. Vabbè, allora. E allora va bene tutto. Quale avvertimento? Aiuto. Ma quale avvertimento comunque? Ma allora Melandri, vuoi cadere? Dimmi, voglio cadere e siamo a posto. No. Non riuscirò mai ad andare sotto a 22. Bellissima questa però, questa l'ho fatta veramente molto bene, questa curva è la volta in cui l'ho fatta meglio paradossalmente, e questa è quella che ho fatto peggio paradossalmente, quindi vabbè, mi sono già smentito, cioè neanche il tempo di gioire per questa curva bellissima che avevo fatto. Come amara sta vita, oh. Non stiamo girando male. Non stiamo girando affatto male. Ok. No. Ciao Dio. Oddio. 22.700. Ultimo giro, ragazzi. Ultimo giro. Bruttissima. Veramente brutta. Anche se mi sono migliorato, non so come, ma mi sto migliorando, vabbè. Con una curva così brutta. Calma. Bella questa, bellissima. Cosa faccio? Bella, in piena quasi. Dai. No, ma porca miseria, porca. Vabbè, raga, dai. È andata. L'importante è che ce l'abbiamo fatta. Ho le mani rotte. Ho fisicamente sono a pezzi, ma l'importante è avercela fatta. Forse. Sì, il trofeo dovrebbe essere finito. Ok, grazie. Bellissimo, però. Cioè.
Donington, England, Inghilterra. Il clima inglese arriva a mescolare le carte. Bagnato o asciutto? Chi lo sa? Stoner sceglie gomme da bagnato. L'australiano prega perché piova. Non è ancora in forma e una gara sul bagnato è meno impegnativa. I thought I'd take the risk and see what happens for this race because you know we're no, in Dio, il bagnato non so fare, ragazzi. And physically it's a lot easier for me. We're lost at the moment, you know, the bike's working well. You know, it's just disappointing that we're not able to give Ducati the results that it really deserves. Ma non piove abbastanza perché le gomme da pioggia gli diano un vantaggio. Un cauto Pedrosa è solo nono. Lorenzo e Rossi cadono entrambi. Ah. Condizioni meteo e incidenti danno agli altri piloti una chance per il podio. Colin Edwards e Andrea Dovizioso si attengono alla prima regola delle corse in moto. Rimanere in sella. Eh beh, e fino a lì non ci vuol tanto. Allora, può sembrare insignificante prendere la testa senza superare chi c'è al comando. Nel prossimo episodio vedremo tante di quelle cadute in MotoGP e a 100 che non avete idea. Se ci che non avete idea, ragazzi, di quante cadute farò. Mamma mia, già lo so. Allora, la prossima volta andiamo a fare Donington e Brno. Ok? 14... Sì, mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2 per episodio, va benissimo, va benissimo ragazzi, va benissimo. Niente, per oggi è tutto, io vi ringrazio molto, scusate la lunghezza del video e ci becchiamo la prossima volta per fare Donington e Brno. Alla prossima ragazzi, ciao!